Allora, buongiorno a tutti, io sono Francesco Valagussa e insegno estetica e forme del fare all'Università Vita e Salute San Raffaele. E la riflessione che vi propongo oggi riguarda la natura del bello, in particolare affrontando due autori fondamentali del Novecento, e cioè Heidegger e Benjamin. Dobbiamo però fare un passo indietro relativamente proprio alla natura del bello, perché se pretendessimo di identificare, diciamo così, delle regole del bello o di creare comunque delle classificazioni rigide su che cosa è stato il bello o su come intendono il bello questi autori, andremo incontro a dei clamorosi pasticci. Per avere in chiaro il problema si potrebbe partire da un passo di Nietzsche che inaugura la riflessione estetica e fa compiere una svolta decisiva alla riflessione estetica novecentesca, in un saggio in particolare che è Verità e menzogna in senso estramorale. Nietzsche scrive: il trascurare ciò che vi è di individuale e di reale ci fornisce il concetto. Quindi per avere un concetto, per esempio il concetto anche appunto del bello, noi dobbiamo trascurare ciò che vi è di individuale e di reale. Allo stesso modo, cioè trascurando l'individuale e il reale, il concetto ci fornisce la forma. Mentre, dice Nietzsche, la natura non conosce nessuna forma e nessun concetto, e quindi neppure alcun genere, ma soltanto una X, per noi inattingibile e indefinibile. Le stesse parole, cioè, che noi creiamo, e da questo punto di vista la cosa riguarda non soltanto le parole come espressioni linguistiche, ma qualsiasi espressione artistica, sono in realtà operazioni di comodo con le quali noi ritagliamo certe parti della realtà per poterle nominare con maggiore facilità, maggiore semplicità, al punto tale che Nietzsche prosegue: che cos'è dunque la verità? E risponde: un mobile esercito di metafore, di metonimie, di antropomorfismi, in breve una serie di relazioni umane che sono state potenziate tramite la poesia e la retorica e che dopo un lungo uso sembrano a un popolo solide, canoniche, vincolanti. Ma in realtà non hanno nulla di vincolante in sé, lo sono diventate col tempo. Questo appare per esempio in diversi aspetti metaforici del nostro linguaggio, come noi per esempio a volte diciamo la foce del fiume, è la fauce del fiume, è una trasposizione, un'antropomorfizzazione di una cosa che abbiamo visto tramite una parte del nostro corpo, il braccio di mare, il collo di bottiglia. Tutte queste espressioni non hanno nulla di effettivo, sono desunte dal nostro corpo. Quindi in realtà la verità è un esercito mobile di metafore che noi abbiamo creato perché ci era comodo ritagliare il mondo in quel modo. Perché questo è importante? Perché allora noi potremmo dire tutte le grandi creazioni artistiche, tra cui anche le parole, in quanto sono metafore anch'esse, sono anch'esse antropomorfismi, per un attimo sembrano incantare quel caos che ci si presenta di fronte, quella natura del tutto individuale che soltanto attraverso i concetti noi riusciamo a dominare. Ora, perché questa premessa? Perché in effetti le avanguardie del Novecento in campo artistico hanno rotto effettivamente una serie, potremmo dire così, di grammatiche compositive con le quali normalmente noi eravamo soliti identificare la natura del bello, per cui l'arte astratta cessa di dipingere oggetti sulla tela, la musica, in quanto musica tonale, cessa di seguire i canoni che sino sostanzialmente grosso modo a fine Ottocento invece erano invalsi per costruire una forma musicale. Questo cosa vuol dire? Che in realtà il bello non ha una sua natura di per sé, ma anzi il bello è
quell'insieme di forme di creazioni artistiche mediante le quali noi abbiamo organizzato il nostro mondo. Non è un caso che ci manchino le parole per definire queste avanguardie: in oggettuale, atonale, quando parliamo del verso libero, cioè sono cose che in effetti non hanno avuto tempo di sedimentarsi, sono apparse d'improvviso e noi non abbiamo le parole con cui nominare un fenomeno nuovo, perché eravamo abituati a forme cristallizzate precedenti. Quindi in realtà le parole non imitano le cose come stanno, ma anzi sono proprio le parole e tutte le strutture artistiche, le creazioni artistiche che abbiamo inventato, che fanno finta che le cose stiano ferme, fanno finta che le cose stiano fisse. E allora per noi è possibile l'atto conoscitivo, quindi tutto quello che ha a che fare con la gnoseologia, l'epistemologia, a patto che stiano fermi quei ritagli di mondo che sono le parole con cui noi ci orientiamo, e naturalmente anche potremmo dire le grandi immagini del mondo mediante le quali ci orientiamo. Allora, è per questo che la riflessione tanto heideggeriana quanto benjaminiana non può non tenere conto di questa svolta imposta da Nietzsche, per cui la natura del bello è qualcosa di tremendamente sfuggente, perché è il bello stesso a essersi inventato concetti come natura, cultura, genere, specie, numero. Sono delle operazioni che noi abbiamo messo in campo. E infatti Heidegger apre uno dei suoi testi fondamentali, uno dei testi fondamentali dell'estetica, della riflessione estetica del Novecento, cioè L'origine dell'opera d'arte, con parole di questo genere: ciò che si presenta come naturale non è che l'abituale di una lunga abitudine che ha dimenticato il disabituale da cui deriva. Quel disabituale, tuttavia, un giorno ha colto l'uomo di sorpresa come qualcosa di straordinario e ha riempito il pensiero di meraviglia. Cioè, all'origine tutte le nostre operazioni sono state straordinarie. Oggi le consideriamo abituali e quindi pensiamo che, per esempio, il bello abbia una sua grammatica, abbia una sua serie di classificazioni, abbia una serie di generi, soltanto perché ormai siamo anestetizzati e crediamo che sia abituale ciò che in realtà è frutto di una creazione. Che cosa vuol dire essere un'opera d'arte? Heidegger su questo ha delle parole molto precise. Essere un'opera d'arte significa esporre un mondo. Il mondo, cioè, è, per usare il lessico di Heidegger, un'apertura. Per apertura Heidegger intende una decisione, una misura, e quindi all'interno di un certo mondo compare una certa umanità storica. Si potrebbe fare riferimento anche a un passo di un altro testo importante di Heidegger, Poeticamente abita l'uomo, che riprende il famoso verso di Hölderlin, dove Heidegger ci dice: il poeta è importante perché noi poeticamente operiamo la prima presa di misura sul mondo. La prima misura che noi abbiamo sul mondo è di carattere estetico. Allora, all'interno, potremmo dire così, del mondo si aprono, e quindi sulla base di questa misura, di questa decisione che per la prima volta affronta il reale, si aprono, dice Heidegger, le ampie rotte delle decisioni di un popolo. Cioè tutto quello che il popolo farà in quell'ambito dipende da alcune decisioni originarie che hanno nell'opera d'arte la prima messa in opera della verità di quel popolo, cioè di quello che quel popolo crede essere vero. E noi potremmo chiederci però: questa decisione, che insieme è una presa di misura sul mondo, su cosa si appoggia? Cioè in che senso si apre un mondo? E ciò su cui il mondo si installa letteralmente, dice Heidegger, è la terra. La terra viene definita da Heidegger proprio come l'incoercibile. Se ci pensate, è la X di Nietzsche che abbiamo visto prima.
quando Nietzsche ci aveva detto guardate che tutte le parole sono antropomorfismi, il concetto per essere concetto deve dimenticarsi l'individualità, la natura di per sé ci mostra soltanto cose individuali, non forme, ma appunto una X, ecco, qualcosa di incoercibile, qualcosa che noi possiamo soltanto provare a misurare con le nostre misure, perché abbiamo deciso che quella misura è valida, ma di per sé la Terra sta sempre alle spalle di questa nostra decisione. Naturalmente l'opera d'arte, questo è bene precisarlo, non nasconde la Terra. L'opera, anzi, mantiene la Terra nell'apertura di un mondo. Quindi l'opera lascia che la Terra sia una Terra. La Terra non viene eliminata affinché appaia al mondo, ma l'opera d'arte è proprio la contesa che accade tra il mondo che si apre, e naturalmente quel mondo sarà uno dei mondi, un modo di decidersi, una misura possibile, e quindi la contesa tra questo mondo, che è soltanto uno dei tanti, e la Terra, che rimane sempre alla base di qualsiasi visione del mondo. Potremmo adoperare con profitto una frase di Schelling, il quale scrive: tutto nel mondo è ordine e regola, ma tuttavia sussiste sempre al fondo l'irregolare, quello che si oppone a qualsiasi tentativo dell'intelligenza. E in effetti il nostro mondo è fatto così, no? Prepara un ordine, prova ad argomentare un ordine, ma non riesce ad esaurire tutto, non è mai tutto chiaro, non è mai tutto definito, qualcosa di irregolare giace sempre sul fondo, no? Ecco, quello potremmo dire così, è la Terra come qualcosa di incoercibile, cioè che non traspare da questo ordine, fa capire che l'ordine è soltanto uno degli ordini, una visione possibile. Quindi l'opera d'arte per Heidegger è vera, ma di una verità che non è logica, cioè che non riguarda il vero o il falso, anzi, vero e falso sono a sua volta uno dei modi in cui si è deciso di vivere, cioè si è deciso che fosse utile poter vivere sulla base di una decisione che fosse vero o falso, che fosse legata a questa dicotomia. È appunto l'origine, potremmo dire, logica di ogni discorso. La logica, a sua volta, è un'operazione, è una presa di misura sulla realtà. Cosa vuol dire che l'arte pone in opera la verità? Cioè che l'opera d'arte è tipicamente vera. Significa che in realtà l'opera d'arte è ciò che fonda la storia. E per storia dobbiamo intendere proprio la definizione che Heidegger dà di storia quando dice, nella poesia di, commentando la poesia di Hölderlin, vi è storia soltanto quando l'essenza della verità viene decisa in maniera essenziale. Quindi la storia è molto rara. Per storia noi dobbiamo intendere le svolte decisive che un popolo ha assunto nel corso appunto del tempo. Quelle decisioni, quelle svolte rarissime determinano una certa impostazione, una certa visione del mondo, e tra l'altro grazie alla capacità di vedere in sequenza le varie immagini del mondo noi capiamo qual è stata la continuità storica. Se voi pensate all'operazione che fa Heidegger da un punto di vista metafisico, per cui va a rintracciare Platone e poi che cosa cambia fondamentalmente con Aristotele e poi con Agostino e poi con Cartesio, cosa sta pensando? Le varie svolte che hanno costituito la nostra storia. La stessa cosa si potrebbe fare dal punto di vista artistico, no? Cioè che cos'è la Divina Commedia, il Clavicembalo ben temperato di Bach, piuttosto che Ninfee di Monet, cioè sono tutte svolte in cui si è deciso qualcosa di essenziale nella nostra visione del mondo. A partire da questa prima presa di misura, poi il mondo naturalmente svilupperà ulteriori misure, ulteriori misurazioni, cioè l'opera d'arte è la prima presa di misura e da questa discenderanno ulteriori misure, ulteriori quantificazioni. Discenderà l'intero apparato tecnico, potremmo dire. E proprio questo ci permette di legarci al
saggio invece beniaminiano, cioè l'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica, sono tutti e due saggi curiosamente degli anni 30, la genesi del saggio di Benjamin è molto più travagliata naturalmente, ma Benjamin si basa sostanzialmente su una polarità, la polarità che sussiste tra aura e riproducibilità. E sarebbe sbagliato dire che l'opera d'arte è l'aura mentre la riproducibilità è la tecnica, questo è un modo troppo rozzo di affrontare il testo. Piuttosto si deve dire che l'aura è l'hic et nunc dell'opera, cioè il qui e ora, la sua unicità, la sua irripetibilità, ciò che appunto si contrappone alla riproducibilità. Io posso riprodurre tutto di un'opera, dice Benjamin, ma se la riproduco in questo momento qui, da questa parte, l'originale starà in un altro punto, quindi avrà un hic et nunc diverso. Questa irripetibilità dell'opera è qualcosa che io non posso copiare, non posso riprodurre, quindi l'opera d'arte nella sua originalità è qualcosa che sì, può essere anche copiato, ma fino a un certo punto. Che cosa resta di sicuro? Il qui ed ora, cioè questa opera d'arte occupa un certo posto e non un altro. Allora, nella storia, dice Benjamin, nella storia proprio della nostra cultura, è accaduto che vi siano state delle ondate crescenti di riproducibilità che hanno progressivamente indebolito l'aura. L'aura ha perso progressivamente di intensità a vantaggio della riproducibilità. Il paragone che viene fatto da Benjamin è il seguente: pensate a questi due poli, la statua greca da un lato e il cinema dall'altro. La statua greca è creata di un solo getto, è fatta di un solo pezzo, quindi è l'unicità e l'originalità per eccellenza, per antonomasia. Il cinema invece è fatto tramite il montaggio. Io riproduco una serie di azioni, no? Le posso girare quante volte voglio e poi le monto tra di loro. Quindi non c'è più il pezzo unico originale, ma la tecnica è entrata talmente potentemente nell'opera d'arte che addirittura il modo in cui si compone l'opera d'arte è un montaggio. Non solo è un montaggio, dice Benjamin, ma io in realtà posso girare la stessa scena un numero infinito di volte e poi scelgo all'interno delle varie sequenze quella che mi sembra la scena migliore. Giusto? Io prendo a partire da una serie di come dire, di tagli di pellicola quello che mi sembra il migliore, ma questo, dice Benjamin, non ha più niente a che fare con l'arte, è più che altro la scelta della migliore prestazione, cioè quasi un record, quasi qualcosa di sportivo, cioè qui l'arte sembra quasi trapassare nello sport addirittura. D'altra parte, un tipo di arte del genere, quella cinematografica, dice Benjamin, non può permettersi di veicolare alcun valore cultuale. E qui arriviamo alla seconda polarità messa in campo da Benjamin in questo saggio, il rapporto tra il valore cultuale e il valore espositivo. Ancora una volta, il valore cultuale è inversamente proporzionale al valore espositivo, esattamente come l'aura era inversamente proporzionale alla riproducibilità. Diciamo, proviamo a fare un esempio. Vi è stata un'epoca in cui l'opera d'arte aveva un valore, dice Benjamin, precisamente e specificamente cultuale, cioè l'opera d'arte era insieme magia, era insieme un atto religioso, era insieme un rituale, era l'atto fondativo di un popolo. Immaginiamoci, non so, il totem, no, di una popolazione indigena per la quale quel pezzo di legno in realtà è il fulcro di tutto il mondo e su quello si orientano tutte le grandi decisioni, no? Ecco, questa opera era sostanzialmente un culto, non era neanche soltanto, non aveva un valore estetico in particolare, aveva un valore religioso, rituale, no? Magico addirittura. Che cosa accade? Accade che progressivamente l'opera d'arte
perde il suo valore cultuale a vantaggio del suo valore espositivo. Se noi ci pensiamo, ci sono delle religioni in cui il valore di esponibilità dell'opera è assolutamente insignificante rispetto al valore dell'opera. Pensiamo al Sancta Sanctorum. Non solo non è un'immagine, ma ci accedeva un solo individuo tra tutto il popolo una volta all'anno. Quindi non era fatto per essere esposto. Nel Sancta Sanctorum entrava un individuo soltanto, non era fatto per il popolo. Allo stesso modo in cui alcune Madonne velate nelle cattedrali cristiane non sono fatte per essere viste, magari sono poste in cima agli altari proprio perché non devono essere viste. La loro importanza non è legata al fatto che il popolo la veda. Progressivamente però, nel corso della storia, noi assistiamo a un indebolimento del valore cultuale a vantaggio del valore espositivo. E qui possiamo esprimerci molto velocemente, ma in maniera efficace, secondo Benjamin, provando a vedere il clinamen che si crea tra affresco, pala d'altare, quadro. L'affresco sta in una chiesa specifica, sta in una zona precisa, sta in un palazzo preciso. La pala d'altare è già qualcosa che io posso staccare rispetto al contesto preciso, quindi la posso trasportare per esempio anche in un'altra cattedrale. Il quadro, a maggior ragione, ha una vita che è tipicamente itinerante, viaggerà di museo in museo. Cosa cambia in questo caso? Cambia il fatto che l'opera cessa di avere un hic et nunc, cioè un qui e ora, per cui l'opera è soltanto in quella chiesa lì, è soltanto in quella in quel palazzo lì, perché l'affresco te lo devi andare a vedere in quel palazzo lì, e comincia a diventare qualcosa che ha un valore espositivo molto ampio, perché può essere portata in giro, può essere trasportata, ma non ha più il riferimento al suo contesto. Pensate che cosa cambia tra la Cappella Sistina di Michelangelo e la Madonna Sistina di Raffaello. Uno, sono degli affreschi che devi andare a vederli in quel posto, e quindi quella sala ha un valore esuberante e saliente rispetto a tutto il resto. Il quadro di Raffaello non ha un posto, non ha una sua sede specifica, viene trasportato di museo in museo, ha una sua storia itinerante. Questo fa sì che non ci sia nessun culto possibile attorno alla Madonna di Raffaello, mentre ancora è molto forte l'aspetto cultuale nella Cappella Sistina di Michelangelo, tanto per fare un esempio. Qual è la differenza? La differenza è che in questo modo la fruizione dell'opera d'arte cambia radicalmente. Di fronte a il quadro è fatto perché lo vedano poche persone alla volta, è fatto per una fruizione sostanzialmente limitata, mentre man mano aumenta l'esponibilità, quest'opera deve essere vista da sempre più persone. Pensate al cinema. Il cinema vale soltanto se può essere visto da tanti milioni di persone. Ora, dice Benjamin, la fruizione che può avere, diciamo, il monaco che nella sua cella vede sempre per tutta la vita quella stessa icona dipinta sul suo muro, eccetera, eccetera, con tutti gli sbalzi di luce, con tutti gli sbalzi d'umore possibili che poteva avere, arriva a una conoscenza di quell'opera molto più intensa rispetto a quella che possiamo avere noi quando distrattamente al cinema guardiamo una pellicola. In un caso abbiamo, potremmo dire, l'esigenza di sprofondare noi stessi nella contemplazione dell'opera. L'opera esige che noi la contempliamo e ci sprofondiamo in essa. E Benjamin cita a questo proposito un aneddoto del pittore cinese che, quando ha finito di dipingere il suo quadro, apre una porticina che aveva dipinto perché stava dipingendo un castello, eccetera. Apre una porticina e ci entra dentro. Questo vuol dire che il pittore è talmente immerso nella sua opera che entra nell'opera stessa, ed è quello che facciamo noi quando un'opera ci fa riflettere. Al contrario, dice Benjamin, la fruizione estetica delle masse è una fruizione distratta. Quando noi guardiamo un cartellone pubblicitario o quando noi andiamo al cinema, la distrazione della massa, la massa distratta, inghiotte l'opera, non sprofonda in essa, ma è l'opera che quasi viene inghiottita dalla massa, senza produrre più riflessione, senza produrre più contemplazione. Allora, se provassimo a tracciare una storia ideale dell'opera d'arte, Benjamin ci dice: l'opera d'arte
da principio è esattamente un fattore di orientamento, cioè l'opera serve a orientarci. Di fronte alla natura buia, elementare, dove l'uomo non conosce nulla, cosa fa? Comincia a fissare dei punti luminosi. Queste sono le opere d'arte, no? Cioè, so che in quel punto lì, a Roma per esempio, c'è quella pittura lì, c'è quel monumento lì. Cioè, l'opera d'arte è un fattore di orientamento, ci sono dei punti fissi, quindi l'opera è in grado di creare delle salienze per cui non è tutto uguale, non è tutto indistinto, non è tutto nero, non è tutto buio, ci sono dei punti luminosi di orientamento da principio. Questi punti luminosi però naturalmente crescono, si moltiplicano. La riproducibilità è esattamente questo, no? Cioè è la tecnica che pian piano familiarizza col mondo e quindi comincia a illuminarlo sempre di più. Fino a quando, dice Benjamin, si arriva a un punto nel quale noi abbiamo un mondo perfettamente e totalmente illuminato, pieno di luce, nel quale non capiamo niente, esattamente come quando era tutto nero. Il mondo tutto nero è del tutto inintelligibile, allora abbiamo bisogno dei punti di riferimento, ma questo mondo totalmente illuminato dall'apparato tecnico, dalla riproducibilità, è al contempo inintelligibile. Infatti Benjamin dice, a noi accadono in questo mondo tecnologico, in questo mondo dove la conoscenza è diventata raffinatissima, accadono degli episodi di cui non sappiamo dare spiegazione. Pensate alle guerre, pensate alle crisi economiche. Di fronte a questi eventi che implicano tecnologia, riproducibilità, eccetera, eccetera, ecco, l'uomo rimane senza una spiegazione. È come se la tecnica avesse creato un suo mondo che l'uomo non riesce a intendere, che l'uomo non riesce a capire. Ed è proprio questo il compito della tecnica. È questo il compito a cui potremmo dire così, l'arte è chiamata nei confronti della tecnica. Dice Benjamin, si può enunciare il problema formale di tutta l'arte moderna in questo modo: quando e come accadrà che quegli universi di forme tecnologiche che sono sorti senza che noi ce ne accorgessimo nella meccanica, nell'ingegneria, eccetera, fino a sopraffarci, renderanno storico e originario ciò che in essi è natura? Quando sarà raggiunto quello stadio della società in cui queste forme si presenteranno a noi come forme naturali? Cioè quando riusciremo a capire qual è il senso di queste ondate di riproducibilità che la tecnica ci sottopone oggi? Allora, l'opera d'arte ha questa caratteristica di operare un salto nella storia. L'opera d'arte è quella che riesce a innervare, dice Benjamin, le masse, e cioè a dare un nuovo livello conoscitivo, un nuovo momento di consapevolezza, un salto qualitativo nella nostra consapevolezza del mondo, che quindi fa saltare radicalmente il continuum storico. Se il continuum storico è appunto legato a questa tecnica che si impone, la nuova opera d'arte dovrà essere quella che, innervando l'intera umanità, gli darà nuovi compiti, gli darà nuove forme, gli darà un nuovo modo di intendere la tecnica stessa, come se la tecnica fosse a sua volta natura. Naturalmente quindi qui noi abbiamo nell'opera d'arte intesa da Benjamin un'occasione rivoluzionaria, un'occasione che spezza il continuo storico e che mette in opera qualcosa di imprevedibile, un salto qualitativo che consenta all'uomo di orientarsi nuovamente nel proprio mondo.